Se hai aperto questo video nella speranza di trovare finalmente un metodo che ti permetta di suonare jazz in poche settimane, magari riuscendo ad improvvisare con la fluidità di linguaggio di John Coltrane o accompagnare con la maestria di Bill Evans, beh, mi dispiace deluderti, ma chi ti promette questo ti sta solo prendendo in giro. Siamo nell'era di internet e troppo spesso ci si dimentica che per raggiungere dei buoni risultati ci vuole impegno, dedizione, lavoro, passione e tanta tanta autocritica. Questo però non significa che suonare jazz, o più in generale riuscire a fare musica non banale, che sia questa un'improvvisazione, un accompagnamento, fino ad arrivare a una vera e propria composizione originale, sia un qualcosa di accessibile solo a pochi. Insegno da oltre 30 anni ormai, tra scuole e lezioni private, e il mio intento è sempre stato, ed è ancora oggi, quello di trasmettere all'allievo la capacità di avere sempre dei dubbi, anche laddove la didattica accademica sembrerebbe aver trovato già tutte le soluzioni. Ci tengo a precisare però che queste mie video lezioni non vogliono assolutamente essere un corso di armonia jazz online. A tal proposito, chi fosse interessato alle lezioni private o agli incontri di gruppo di armonia jazz può contattarmi tramite la sezione contact del mio sito, di cui lascio il link in descrizione. Sebbene io sia un chitarrista, queste video lezioni sono aperte a tutti, come avete potuto già leggere nella miniatura del video, quindi ad allievi e musicisti di qualsiasi età e livello. E questo semplicemente perché il mio scopo è quello di condividere con voi dei trucchi, degli espedienti che ho elaborato nel corso del mio apprendistato nel mondo dell'armonia jazz. Apprendistato che per il mio modo di fare si è sempre avvalso di una visione olistica interdisciplinare, prendendo in considerazione mondi paralleli come quello della teoria del colore, della geometria sacra, del simbolismo alchemico e più in generale di quello che a me piace chiamare sofia musicale, ovvero quell'insieme di nozioni sottili che molti musicisti, anche bravi, purtroppo ignorano. Se avrete la pazienza di seguirmi nel tempo, potrete sicuramente capire meglio cosa intendo dire. Invito chi non l'avesse già fatto ad iscriversi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sulla condivisione di nuovi contenuti. A presto!